Ed eccoci insieme a nuovo appuntamento con Parliamone con in mia compagnia oggi Ninì Camporeale, candidato sindaco per la città di Molfetta per il centrodestra. Benvenuto innanzitutto. Buonasera a tutti i telespettatori e telespettatrici. Lei era già presidente del Consiglio Comunale nella passata amministrazione. Azzolini e il suo movimento sostenuto appunto dal Popolo della Libertà ha un nome chiaro, quello di Sì Amo Molfetta. Quello testimonia dunque un forte legame nei confronti. Sì, un forte legame che proviene già dalla precedente amministrazione, e con questo jingle intendiamo praticamente confermare e testimoniare che anche per il futuro ci impegneremo per la nostra città. Quindi la sua campagna elettorale sarà un attimino all'insegna della continuità della passata amministrazione Azzolini e comunque verterà nel segno della trasformazione. No, la futura amministrazione certamente terrà conto delle impostazioni della precedente amministrazione, che ovviamente ha posto in essere tutta una serie di opere che dovranno essere portate a termine perché non potranno essere lasciate a metà. Inoltre ci saranno degli elementi di novità sia dal punto di vista delle nuove opere e soprattutto poi per quanto riguarda l'attenzione verso la qualità dei servizi e della vita dei nostri cittadini. Il precedente amministratore, il senatore Azzolini, era definito l'uomo, il sindaco delle grandi opere. Lei come può essere definito? Ma io avrò particolarmente a cuore tutte le esigenze e quindi cercherò di essere maggiormente presente tra i nostri cittadini, cercare di comprendere soprattutto quelli che sono i momenti di difficoltà, e oggi ce ne sono tantissimi perché sappiamo che purtroppo la crisi economica sta colpendo tutti i ceti familiari di qualsiasi classe, e quindi cercheremo per quanto possibile di venire incontro attraverso una politica di innanzitutto contenimento della tassazione, perché questo purtroppo incide molto sul portafoglio delle famiglie, e cercando poi di assicurare anche dal punto di vista dei servizi sociali, quindi di mantenere inalterati quelli che sono le erogazioni dei servizi che il Comune comunque da tanti anni assicura in maniera costante alla nostra città. Ci sono giunte in redazione alcune email di protesta da parte di ausiliari della sosta che appunto denunciano quelli che sono stipendi da fame, dunque un ulteriore tassello nel panorama della grande povertà. Sì, io comprendo le esigenze, le lamentele degli ausiliari della sosta, che purtroppo rispetto a tanti altri lavori condividono questo stato di disagio. È chiaro che per quanto possibile si cercherà, sempre tenendo ben a posto i conti del nostro comune, si cercherà di venire incontro alle loro esigenze, e io so che è in programma ad esempio un investimento dal punto di vista dei parcometri, cioè cercheremo di acquistare i parcometri e quindi di poter adeguare il livello economico dei nostri ausiliari della sosta alle loro mansioni effettivamente svolte. Questo sicuramente è un mio impegno. Grande attenzione anche al mondo dei giovani, addirittura appunto sta dando voce a loro stessi attraverso portali network come sì, Facebook e quant'altro. Questa è una novità della campagna elettorale, perché anche le campagne elettorali non sono più come quelle di una volta, e la campagna elettorale corre anche su internet e quindi su Facebook, e devo dire che ho scoperto questo strumento micidiale da 15 giorni, i contatti sono tantissimi, credo abbia avuto già un 10.000 contatti in 2 settimane, 1.200 amici, mi rendo conto che è un grandissimo strumento e va utilizzato nel miglior modo possibile, quindi ascoltare le esigenze dei nostri giovani e soprattutto portare nel programma queste esigenze e cercare poi di realizzare le aspettative dei nostri giovani. Ecco, cosa le raccontano in primo luogo, in primis i ragazzi? Chiaramente il pubblico, essendo più giovanile, ha a mente quelli che sono i servizi, quindi parliamo dello sport, parliamo dei parchi, parliamo del tempo libero, sono aspetti che non vanno trascurati, ma come ho detto in precedenza devono essere coniugati con le grandi opere che devono assicurare lo sviluppo economico, perché solo se c'è sviluppo economico si può avere anche la possibilità di dedicarsi quindi al tempo libero, agli hobby, ai parchi e a tutto il resto. Guardando al piano urbanistico della città, quali le esigenze?
E purtroppo il piano urbanistico, l'amministrazione precedente e anche la mia lotterà per sbloccare subito ogni comparto, perché abbiamo comparti bloccati da 3-4 anni. Purtroppo una legislazione sciagurata della regione ogni 2-3 anni blocca e riporta tutto a zero. Avevamo nel 2006 un piano regolatore in pieno completamento, in pieno sviluppo, ed è intervenuto il piano di assetto idrogeologico che ha bloccato, e quindi abbiamo dovuto adeguare il nostro piano regolatore a tutte le nuove esigenze del PAI. E legge di qualche mese fa la circostanza che adesso bisogna portare all'assoggettabilità della VAS tutto il piano regolatore. Quindi la prossima amministrazione subito si metterà all'opera affinché siano adeguate i piani di comparto alle nuove legislazioni regionali, ahimè con un impiego di tempo, ma l'esigenza primaria è quella di sbloccare i cantieri, perché non possiamo più vedere per strada maestranze come falegnami, muratori, carpentieri, che ormai, non essendoci più cantieri, sono veramente alla disperazione. Piano di riordino sanitario, quanto la preoccupa la situazione dell'ospedale cittadino di Molfetta? Tantissimo. Noi in Consiglio Comunale, premettendo che la competenza non è del Consiglio Comunale, ma il Consiglio Comunale può soltanto vigilare e quindi rappresentare alla Regione le esigenze di un ospedale e di un presidio ospedaliero, noi già diverso tempo fa denunciammo un progressivo stato di abbandono e quindi una via già segnata per il nostro ospedale, cioè la via della chiusura. Io mi auguro non sia così. Non voglio essere qui a fare il campanilismo per la mia città. Abbiamo noi trovato una soluzione, cioè il cosiddetto ospedale consortile. Abbiamo anche in Consiglio Comunale approvato uno statuto di un ospedale consortile che prevede anche la possibilità di aderire da parte delle nostre città viciniore. Parlo di Giovinazzo, di Terlizzi, di Ruvo, di Biceglie. Insomma, in sostanza, laddove non può la Regione o comunque le organizzazioni ordinarie dello Stato provvedere ad un'edilizia sanitaria adeguata, io credo che il futuro sia affidato ai comuni. Solo con un'unione di comuni si può pensare ad un ospedale che possa, con un bacino di utenza di 350-400.000 abitanti, possa quindi soddisfare la domanda di salute che viene dai nostri cittadini. Reparto di nefrologia, bagarre risolta con la Regione Puglia? No, la bagarre non si tratta, la sanità non è né di destra né di sinistra, ma è dei nostri cittadini e dei nostri pazienti. Purtroppo io ho avuto conferma attraverso il personale che lavora all'interno dell'ospedale, dove mi hanno detto che il codice di nefrologia è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Bari. Quindi possiamo dire che per 3-4 giorni, 2 mesi, 2-3 pazienti saranno ospitati in medicina o quello che vogliamo dire, ma di fatto l'ospedale non ha più il reparto di nefrologia. Quindi l'assessore Minervini sbaglia dicendo che è soltanto un suo obiettivo della campagna elettorale? No, non è un obiettivo, non si tratta di sbagliare, si tratta di capire se un paziente, un nefropatico, può trovare soddisfacimento per le proprie aspettative e quindi dal reparto ospedaliero a Molfetta o da un'altra parte. Io credo che a Molfetta non possa più farlo, può farlo soltanto rivolgendosi all'ospedale San Paolo di Bari. Allarme e sicurezza, quali le strategie? Allora, la sicurezza è un problema della nostra città, premettendo che nella nostra città, per fortuna, non abbiamo organizzazioni criminali che possano, come dire, attentare alla sicurezza economica. Di microcriminalità. Ecco, parliamo di microcriminalità. Certo. È chiaro che anche quella dà fastidio, perché maggiormente incide sulla vita quotidiana dei nostri cittadini, perché il furto di un'auto, il furto di un appartamento, in un appartamento rappresenta un qualcosa che dà veramente fastidio a chiunque. Ora, prima esigenza è quella della nomina del nuovo comandante dei vigili urbani. Il nuovo comandante dei vigili urbani, poi un potenziamento del corpo dei vigili urbani che deve essere accompagnato chiaramente da una presenza quotidiana tra la gente per prevenire quanto più possibile la commissione di questi delitti, di questi reati.
Ovviamente un potenziamento del corpo dei vigili urbani va associato alla tecnologia, alla videosorveglianza. Abbiamo già un sistema di videosorveglianza, lo dobbiamo potenziare sia in città sia nelle zone rurali. Questo certamente potrà portare Molfetta ad un livello di sicurezza migliore rispetto a quello di partenza. Questione viabilità, si parla di parcheggi necessari in Piazza Duomo e il Duomo e in Piazza Municipio. Cosa significa? Si è nata più qualche polemica? Più che parcheggi, l'istanza della città ormai conclamata è quella di liberare le aree antistanti il Duomo e quindi Piazza Municipio. È chiaro, io l'ho già detto alla presentazione della mia candidatura in conferenza stampa, che il mio primo provvedimento sarà quello di rendere assolutamente pedonabile queste due aree. Tuttavia non è soltanto il provvedimento che risolve il problema, perché ad un problema risolto apparentemente se ne aggiunge un altro. L'altro è quello di sistemare le auto che non potranno più parcheggiare lì, tenuto conto della penuria dei parcheggi. Allora ecco che si potrebbe pensare a lungo termine ad un nuovo parcheggio interrato che possa quindi coprire tutta l'area e quindi rendere veramente fruibile il centro. E invece nel breve periodo dobbiamo pensare dove sistemare queste auto. Evidentemente dobbiamo trovare o delle zone nella città, delle zone, io dico, nella parte antistante ad esempio la gelateria Cipriani, oppure verso il lungomare, dove dobbiamo riservare per gli utenti, per gli abitanti del centro antico, delle aree dove loro potrebbero quindi lasciare in sosta le proprie autovetture. Dobbiamo risolvere tutti i problemi, non toglierne uno per creare. Per i malpensanti la sua candidatura è una strategia per ricucire gli strappi interni al centrodestra, è così? No, io su questo non sono d'accordo. Spesso ci tacciano di essere tutti sotto il leaderismo del senatore Azzollini e quindi tutti dicono che facciamo ciò che dice Azzollini. Poi se invece discutiamo, come è giusto che sia, all'interno del nostro partito, parliamo di strappi. Io credo che la candidatura sia venuta dopo un serio confronto tra più candidati e il partito, nella sua ampia discrezionalità, abbia individuato nella mia persona, io ne sono onorato, il candidato sindaco da sottoporre a tutte le altre forze di centrodestra che hanno aderito. Io di questo sono davvero onorato. Guardando ai suoi competitors, la poltrona di primo cittadino, che ne pensa? Soprattutto c'è qualcuno che la preoccupa particolarmente? No, io non mi preoccupo di nessuno, io nel senso che io mi preoccupo di me stesso. Io con i competitor, premesso che conosco quasi tutti i competitor, tranne la candidata del centro-sinistra che ho conosciuto qualche giorno fa, ho fatto un in bocca al lupo. Mi auguro che la campagna elettorale sia improntata sui programmi, che non degeneri in attacchi violenti e personali e si discuta dei programmi. L'unica cosa che mi preoccupa è quello di far comprendere ai miei cittadini qual è il mio programma, cosa intendo fare e che la mia idea di città corrisponda a quella dei cittadini. Guardando a quello che è avvenuto alle recenti politiche, il fenomeno grillino come lo giudica e soprattutto se definisce un chiaro intento del popolo elettorale di preferire altro al bipolarismo? Io ritengo che a Molfetta i grillini, come del resto in tutta la nazione, abbiano avuto un ottimo risultato, perché hanno preso circa 5.000 voti e quindi anche su Molfetta Grillo ha fatto la sua parte. Tuttavia per le consultazioni amministrative io credo che ci siano meno echi da Roma e invece si debba scegliere una persona, un concittadino che possa essere in grado di portare avanti la città, di svilupparla al meglio. In questo occorre quindi individuare il candidato e scrivere la preferenza di un consigliere. Forse in questo, diciamo, il movimento dei grillini avrà qualche risultato inferiore rispetto alle politiche. È chiaro poi che, diciamo, la proposta dei grillini è antisistemica rispetto al PD e al tradizionale bipolarismo e di contestazione, ma in una città, ripeto, bisogna vedere chi è il concittadino che è chiamato a guidarla e quindi è un rapporto più personale, meno politico rispetto alle nazionali. Perché scegliere Ninni Camporeale?
Beh, Ninì Caporale è una persona che è stata sempre al servizio della città. Io sono un professionista, sono un avvocato, da 25 anni credo ormai, sono già 25 anni, sono stato sempre a disposizione della città. Mi è sempre piaciuto impegnarmi in politica perché la politica è una passione, la passione me l'ha trasmessa mio padre, e quindi io sono sempre stato a disposizione e attento alle esigenze della città. Occuparsi di politica significa essere parte viva della propria città e quindi essere coprotagonisti con la propria città per il futuro. Spero quindi che la città accolga questa mia, diciamo, istanza. Cosa si augura per la città di Molfetta? Il meglio possibile. Io mi auguro che, ed è il jingle che ho fatto mettere sui miei manifesti, ognuno di noi ha in sé una straordinaria energia. Quell'energia deve essere, in questo momento particolare di crisi economica, deve essere tirata fuori, deve essere portata al massimo, esternata, e dobbiamo fare in modo che tutti quanti, con uno scatto d'orgoglio, si riesca a portare avanti lo sviluppo della nostra città per il benessere dei nostri cittadini. Il benessere che, ripeto, passa da prima da quello economico e poi per la qualità della nostra vita. Grazie del suo intervento, grazie a Ninì Caporale, candidato sindaco del centrodestra per la città di Molfetta. Ringrazio il pubblico a casa, a cui rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata di Parliamone con. Buonasera.